lascio la parola a Tommaso Chemini, padrone di casa, e poi del suo ospite. Bene, buonasera. Questa è una serata felice perché abbiamo un uomo che non celebra le abitudini, già il titolo, la forza della disabitudine, e qualcuno che non ripete, non ha la coazione a ripetere. E, visto che come presentatore mi sembra giusto dire qualcosa di chi si tratta, anche se probabilmente lo conoscete. Mario Baudino è giornalista culturale della Stampa di Torino, saggista, romanziere e soprattutto, secondo me, poeta. Prima di presentarlo, presento quattro dominanti, secondo me, che lui può contraddire, della sua scrittura poetica. Ironia, vedi per esempio la poesia Giuditta, perfolante mi insegue la sua faccia, seppure esisti, al fondo mi sorprende la sai ironica centralità del naso. È evidente, c'è l'ironia sui ritratti, no? Poi, la forza della parodia, la poesia Arlequin, la donna immobile, un tema che tutti conoscete, la donna immobile qui diventa e il mio amore scoprirà di te l'anima più volatile, che è appunto una poesia d'amore che però ricalca questo luogo proverbiale della volubilità femminile. Poi c'è il rifiuto categorico della poesia geobiografico-sentimentale. Nella poesia Se scrive: se leggi questi versi, prova pure a scordare la mano che le ha scritte. Che mi sembra memorabile, no? Perché è un confronto immediato col lettore, che generalmente tende a chiedere elementi biografici che non sono sempre, diciamo, quelli più significativi, perché la poesia è una cosa altra. La paradossale celebrazione del silenzio in anatra notte, sotto la neve non c'è niente, c'è il silenzio del monte. Quindi questo naturalmente c'è molto di più, ma io un po' come pervertito da Jacobson ho cercato la dominante, no? Poi adesso naturalmente c'è sempre qualcuno che non mi tende. Ecco, adesso qualcosa sulla cosa ha fatto, no? Che mi chiedete, vabbè, queste sono le dominanti, ma qual è la sua passione dominante? Per Don Giovanni era giovine principiante. Predominante. Sì, predominante, giovine principiante. Invece Baudino come poeta debutta nel 78 nell'antologia La parola innamorata, che come saprete è quella di Enzo Di Mauro e Giancarlo Fontingia, ed è uno degli autori che ha avuto il coraggio di stendere in un'epoca di bruttezza le 19 tesi sulla vita della bellezza insieme a Stefano Zecchi, Giuseppe Conte, Rosita Capioli, Roberto Musappi e un certo Tommaso Chemini, che chissà dove finì. Tutto questo avvenne a Riccione. Stesero queste tesi prima dell'evento un po' foscoliano, o diciamo tardo foscoliano, la nascita delle Grazie a Riccione nell'88. Significativo è il suo saggio Al fuoco di un altro amore, dove in opposizione dei dettati tecnici del gruppo 63 evoca la poesia come fuoco sorgivo, originario, che porta sulla scena ciò che non è centrale, che è nascosto, che comunque è inevitabilmente da richiamare per la costruzione della polifonia testuale graffiante, no? Nel saggio Baudino ipotizza che la poesia abbia il compito di attraversare, rovesciando il linguaggio consumato quotidiano, rendendolo abitabile, no? E la sua poesia è una risposta al dimenticato, al perduto, e lo richiama in vita scavando nei segreti vissuti che vanno portati alla luce del visibile. Baudino è il maestro degli accostamenti non codificati, misteriosi. Nel 1980 pubblica Una regina tenera e stupenda, in cui gli accadimenti evocati si perdono nella nebbia di un sogno a occhi aperti. Nell'88 pubblica Grazie, la poesia si manifesta come divertimento infinito
nutrito dall'ironia. La poesia qui postcoliandamente tende a trasfigurare l'uomo bestia in un essere civile dotato di umorismo, cosa che avviene con la massima leggerezza. Nel 1999, come vedete, ha lavorato solo il nostro... Ho lavorato poco. Ha lavorato pochissimo. Pubblica Colloquio con un vecchio nemico. Oggi possiamo celebrare la forza della disabitudine, che raccoglie bene l'idea, no, della non ripetizione coatta, che raccoglie decenni di lavoro, una poesia sempre come partenza. Ecco, questo è il senso, secondo me, la sua poesia è sempre una partenza per un viaggio tra il grotesco, l'orrido e l'onirico. Con René Char, visto che io non ho le parole adatte, direi di Baudino questo: Montant de vous, je parle si de loin. Mi capite voi? Io parlo da lontano. Grazie Tommaso. Una presentazione lusinghiera, ecco, io non ho assolutamente nulla da aggiungere, quindi grazie, arrivederci, è stato un piacere. No, io che cosa posso dato che qualcosa bisogna aggiungere, aggiungo innanzitutto, dichiaro che mi riconosco perfettamente nel quadro, nella cornice che mi hai dato, perché appunto l'ironia, diciamo così, il rimosso, la poesia come forma comunque di narrazione, come forma di come strumento olistico del linguaggio, sono un po' le cose intorno a cui ho lavorato. Tu citi ovviamente la parola innamorata, che è stata un po' il brodo di cultura di tutti noi, e citi anche il mio primo libro, che era Una regina tenera e stupenda. Secondo me proprio quel libro, è, dovendo antologizzare tanti anni di, come dicevi tu, stremo lavoro intorno alla poesia, quello è il libro che mi ha creato più problemi, perché poi rileggendolo mi sono accorto quanto, non tutti noi, ma sicuramente io, nel momento in cui cercavamo di liberarci dello sperimentalismo, non dello sperimentalismo tutto, ma dello sperimentalismo diventato fine a se stesso, facessimo fatica, nel senso che quel libro lì, quella raccolta lì, ha ancora un'impronta molto metalinguistica e molto sperimentale, per cui mi ha dato dei problemi, nel senso, io in quello mi riconosco, cioè in che misura mi riconosco ancora in quello. Poi c'erano delle ingenuità, naturalmente. La tentazione era di riscriverlo, però vale la pena di riscrivere delle poesie. E allora l'ho risolta semplicemente cancellando, senza aggiungere nulla, ma togliendo qualche cosa. E ho scoperto, come del resto sanno tutti i bravi editor, che qualsiasi testo, cancellando qualcosa, si guadagna. Però sì, il percorso che abbiamo fatto tutti noi per non riscoprire la poesia, perché poi la poesia è quella cosa un po' come il tempo per Sant'Agostino, non se... se ci penso so che cos'è, ma se devo spiegarlo non lo so più. Quindi non riscoprire quello, ma diciamo riportare il linguaggio poetico dentro un contesto, dentro un sistema di significati che in qualche modo ci rispondesse. Io credo di aver anche fatto, di aver anche guardato quel che veniva prima o parallelo allo sperimentalismo, senza per questo demonizzarlo, nel senso che secondo me, poi rileggendo, se uno ci riflette, no, a distanza di tempo, c'è un'attenzione ad esempio a un settore della poesia italiana molto dimenticato e a volte demonizzato, quale l'ermetismo fiorentino. Ecco, e poi qua e là ci ho trovato molto Luzzi, ma questo è anche giusto, nel senso che la nostra generazione
consumando un distacco da quella precedente, lo ha consumato, io credo, nel migliore dei modi, cioè riallacciandosi, accettando, recuperando la tradizione nella sua totalità, non per seguirla, non per fare il compitino accademico, ma per poterne riconsiderare l'eredità in modo globale. Per cui a me sta anche bene che ci sia un'eredità dello sperimentalismo, a patto che questa eredità conviva, faccia parte di altre, si parlava di Foscolo, cioè di altre linee che ci hanno insegnato molto sulla poesia e che noi, se non ripetiamo, non si fa mai niente di veramente nuovo, però ripercorriamo. Io avevo un problema di titolo, perché questa era un'antologia personale, però sembra un po', sembra nello stesso tempo un po' sciatto e un po' presuntuoso intitolarla Collected Poems, no? È un po' come comprarsi una tomba al cimitero. E dato che il nostro simpatico editore insisteva per avere anche qualche inedito, dico che non ci lavoriamo, però a questo punto ci voleva un titolo, e il titolo è arrivato da sé, come spesso accade lavorandoci, perché mi sono detto, ma in fondo per tutti noi la poesia è stata disabitudine nei vari sensi, cioè estendendosi su tutta l'area lessicale della parola, perché disabitudine nel senso di non abitudine, ma è anche disabitudine nel senso di non abitare, è anche disabitudine nel senso di non essere legati a un abito, mi sono accorto che se qualcosa ho fatto è stata appunto una riflessione sull'abitare nel suo significato più ampio. Devo aggiungere una cosa, che in questo libro ci sono appunto corpose sezioni di libri che ho pubblicato e che mi sono piaciuti, ma ce n'è soprattutto una del libro a cui tengo di più e che ha avuto meno riscontro di tutti gli altri, talché se lo dimenticano tutti. E tu, Tommaso, non dovresti dimenticarlo per un semplice motivo, perché molto 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 mascherato, lui non lo sa, ma c'è anche lui, perché questo racconto di poesia di parecchi anni fa, naturalmente nel 2009 mi pare, si intitola Aeropoema, e si immagina sostanzialmente un viaggio in aereo transoceanico, poniamo dall'Italia a New York, sicuramente a New York, a cui si sovrappone un viaggio verso Occidente, a cui si sovrappone il viaggio verso Occidente di Enea e dell'Eneide, che io cito nel latino di oggi, cioè in inglese, ma nella traduzione, la classica traduzione inglese settecentesca di Dryden, mi pare. Allora, in questo poema, Aeropoema, dove il riferimento ai futuristi c'è anche, ma non è vincolante, caro Tommaso, c'è una scena in cui diciamo che il passeggero ha paura, o comunque riflette sul fatto che quando che c'è un momento particolarmente delicato, diciamo, c'è un punto di non ritorno per l'aeroplano, cioè il momento del decollo, quando stacca e arriva a terra, ma prima di arrivare a un'altezza ragionevole può succedere di tutto, cioè se succede un guaio lì l'aereo cade. E allora la mia voce narrante sostanzialmente prega Proserpina, anche se sa che non bisogna pregare perché cambino i fatti. Ora,
Sapete chi stava, chi pregò Proserpina? Questo sì. Stavamo effettivamente, ma non per il problema del punto cieco del decollo. Stavamo andando in effetti in America, eravamo seduti vicino, e lui a un certo punto non trova più, non so, il passaporto, ci si era seduto sopra. E comincia ad abbandonarsi la disperazione, me lo ricordo ancora, e comincia a pregare Proserpina, Proserpina fammelo ritrovare. Arriva la hostess, gli sento anche, ve lo vedo agitato, mi sento se il signore aveva qualche problema, e lui con una voce veramente da attore shakespeariano dice: I am in a big trouble. E io e si alza, finalmente si alza, e il suo passaporto, quel che era, compare magicamente sotto sul suo sedile, e io ho pensato: no more. Ma tutto questo grande, il suo big trouble, lui non lo sa, ma è entrato in un canto del poema, e non te l'ho mai detto. Sì, non l'hai mai detto, ce l'avevo presente, non l'ho scritto perché ho detto: se no, cosa può dire mio amico se gli metto tutti i titoli? Ti avrei accusato di essere una specie di Wikipedia. E Proserpina? Scusi? E Proserpina? No, ma Proserpina sì, è entrata. Sì, no, certo, è entrata, perché il mio personaggio, poi magari quello troviamo. Prega la dea dalle corna lunate, eccetera eccetera, e dice anche: ho sacrificato per te prima di partire 4 hamburger 3 hamburger. Cosa che adesso, quasi era vero, cosa che ne ho mangiato un paio, ma la malpensa gli hamburger, ma si lo sa. No, vabbè, ma adesso non scherziamoci troppo, viene spesso fatta l'accusa, rivolta l'accusa di non prendere le cose abbastanza sul serio. In realtà io credo che soprattutto in qualsiasi forma letteraria, ma soprattutto in poesia, sia sia vitale non prendere le cose abbastanza sul serio, proprio perché noi ci col linguaggio della poesia, che è cerca di essere il più disincarnato possibile, ci confrontiamo ovviamente col mondo, con la realtà, ma sappiamo che dobbiamo superare vari sipari, vari palcoscenici, non sappiamo mai alzare molti veli di Maya, e non sappiamo mai quale sarà l'ultimo, anzi sappiamo che non arriveremo mai all'ultimo, come Kafka nel castello, no? Sappiamo che a un certo punto ci fermeremo, no? come diceva Ungaretti nel cuore della terra promessa, no? Della terra promessa nient'altro un vivo sa. Ma proprio per questo non dobbiamo forse prendere troppo sul serio i vari passaggi, perché sappiamo che ce ne sarà uno più importante dopo. Questa non è una novità, questa è l'ironia romantica, no? Non so più quale teologo che dice: Cristo che ride sulla croce, che credo suoni eretico, non sono un esperto, ma Cristo che ride sulla croce perché sa che in realtà si sta già trascendendo, sta passando oltre un altro. E io credo che l'ironia romantica per me sia una costante, però forse non è il caso adesso di chiacchierare tanto intorno. Cosa vogliamo fare? Vogliamo provare a leggere qualcosa? Sì, sarebbe bello se tu leggessi. Sì, che poi per esempio l'ironia romantica è anche presente in altra forma nelle poesie di Tommaso, no? Nel senso che Tommaso è un poeta nello stesso tempo
fortemente partecipe, diciamo, un poeta fortemente di cuore, ma nello stesso tempo anche molto divertito, attratto irresistibilmente dal gioco linguistico, dal gioco di parole, dalla risata, ma poi lo è anche nella vita, no? La risata di Tommaso è la stessa che, no, ogni tanto nei momenti più intensi dei suoi libri, quasi come una beffa, sale e diventano tre versi si mettono improvvisamente a ridere e ci spiazzano completamente, no? Ci dicono che questi parioli devono colzarsi, poi se ne alzerà un altro, poi se ne alzerà un altro cura. Questo perché io credo, ecco, così concludo, quando tu vedi i temi della mia poesia al silenzio, questo perché credo che la poesia abbia in fondo a che fare col silenzio, no? Non paradossalmente, proprio perché c'è un silenzio da disboscare in qualche modo, che anche, io mi ricordo che una volta in qualche scritto di Peppo Pontigia, lui aveva fatto una cosa intelligentissima lavorando su un lexicon latino e greco, collegando la parola mito, fabula, quindi narrazione, al lamento del coro nella tragedia greca, un mio nella tragedia greca, e alla radice che indica il muggire degli animali, che sono muti. Quindi collegando la parola mitos, latinizzata, alla parola mutus. E questo è vero, perché poi il mito è proprio lì, in bilico tra l'inviolabile silenzio e l'iniziale della narrazione. Ora, noi il mito, a noi, come i nostri amici, il mito è sempre, il nostro lavoro poetico è sempre interessato molto, ma io credo perché il nostro lavoro poetico si interroga intensamente su quel punto in cui comincia la parola. E noi non sappiamo quale sia, ma su quella zona oscura tra il silenzio e la parola. E io credo che la poesia interroghi sempre i silenzi, scavi in quel silenzio per trarne, in quel silenzio mal noto e misterioso, per trarne delle parole. Veniamo qua, che facciamo? Sì. Sentiamo la tua poesia. Sì, vabbè, ma allora a questo punto sentiamo quella di Tommaso. No, bisogna che la trovi, però ho messo un... Non sapevo che parlassi anche di me. Non te l'ho mai detto. No, solo che mi è venuto in mente adesso e non, sì, ho messo il segno. Questo è il silenzio prima della lettura. Scusate, ma è piuttosto lungo. E non lo trovo, ma è sicuramente non lo trovo. Lasceremo il dubbio, però giuro che c'è. No, ma a questo punto... Dimmi, dall'indice. Sì, dall'indice, no, perché non so in che canto sia. sono 15, sono 15 canti. Ma lo so. Stai, di qualcosa mentre io la cerco. Ma copri questo, dai, sì. Va bene, ecco. Mi piacere sentirla. Lo so, ho creato stupidamente una piccola curiosità.
fino alla memoria, mi ricordo come comincia Occidente. Tommaso, di qualcosa. Ecco, è bello. Qualsiasi cosa. Generalmente gli aeroporti non mettono simpaticone ma brutte, no? A volte sono delle antipatiche bellissime, ma comunque hanno sempre un aspetto gradevole. E il nostro Baudino scrive: la principessa del check-in immateriale non sarà mai compagna di nessuno, no? Perché ovviamente quell'atteggiamento guai se ti avvicini. Questa è solo un'immagine, no? Cioè lui riscopre, cioè, senza, in modo non esplicito, no? Ma il... ci siamo. Oh. Non so se si capisca tutto, perché appunto essendo un poema, però il quadro io ho cercato di darvelo. Si sente bene, no? Non è il caso che io prenda il microfono. Quando salii avevo nelle orecchie gridi di cagne nere intorno al lago d'ombra, o erano cornacchie o erano altri animali sacri a qualche strano culto. Andava scuro nella sua notte solitaria il suo siluro di metallo leggero, fissando il cavo buio del cielo si mise Furens nel vasto antro aperto verso il punto dal quale in nessun caso sarebbe ritornato, quella zona dove non c'è altro da fare se non librare le ali e magari ruggire come al solito. Avevo borbottato vergognoso di me, ma non c'è niente da fare se mi veniva fuori così, magari per ridere, magari per scherzare, visto che non si deve pregare perché cambino i fatti. Avevo sussurrato grande dea, triforme e tutto quel che segue. Ora vengo nel tuo deserto regno, non fare scherzi pepati. Ho sacrificato per te due hamburger che potrebbero essere buoi dalle corna lunate, e ho guardato negli occhi la ragazza che frigge patatine. Le ho detto: perché non parte anche lei? Le ho detto: lunga vero la giornata? Le ho detto: ma sa che è proprio simpatica, ed era brutta, mamma, brutta come un'erigni era, e giovane, e non pareva triste con quel suo naso pendulo sulle labbra. Se è nel fato di turno, to destroy with sword and fire the faithless race of Troy, guarda, io non ho spada sguainata contro uomini o fantasmi, e il fuoco che mi schizza come una palla nel cielo non è mio, l'ho solo noleggiato, preso in affitto per un tempo definito, e non posso difendermi nemmeno dall'imbarazzo, per esempio quando il vicino prese a scherzare sulle superstizioni che ci danzavano intorno, sulle molte credenze di cattivo gusto. Io che t'avevo appena pregata, che cosa potevo rispondere? Che una favola non è meglio di un'altra, al massimo è più bella. E questo è la... non vado avanti perché questo era l'omaggio, il cauto omaggio, il criptico omaggio a Tommaso. Sì. Motivo di sopravvivenza. Vedi. Ma magari leggiamo invece, poi ci torniamo lì, che paradossalmente io ho letto un testo che ascoltato sembrerebbe fortemente prosaico, nel senso che, vabbè, sono versi liberi, ma mentre io in genere sciolgo nel verso libero comunque delle metriche tradizionali, in questo caso, essendo un poema narrativo, non l'avevo fatto. E soprattutto non l'ho fatto qui nel pezzo che vi ho letto. Magari invece, sempre così per dare una panoramica, per dare un'idea generale di dove cerco di lavorare, leggo qualche cosa della parte di inediti, poi tu mi dici anche se
nella parte di inediti, dove invece sono di fatto, magari non sono testi scritti via l'altro, ma sono di fatto testi accettati via l'altro, e quindi forse danno meglio l'idea del, diciamo, del punto a cui, in cui sono in questo momento del mio stare, del mio abitare o disabitare, direi, il linguaggio in questo momento. Sono tre brevi componimenti, pagina 8, che si intitolano Latte Luna 2 e Latte Luna 3. Ora sappiamo benissimo che la luna è una di quelle cose da trattare con la massima cura, perché sembra quasi ridicolo citare la luna in una poesia, nel senso che è incitabile, lasciamo quasi le opache naturalmente, ma dopo che Aeropoema e Futuristi hanno celebrato il funerale del chiaro di luna, non che era Cavicchioli, un testo di Cavicchioli, ammazziamo il chiaro di luna, indubbiamente certi temi della tradizione sono particolarmente difficili da affrontare in modo persuasivo. Questo non vuol dire nulla, naturalmente. Io leggevo, rileggevo, però non molto tempo fa, un autore che non è un autore di poesia, un autore, uno scrittore, un romanziere che amo follemente, cioè cui attribuisco la massima importanza, che amo molto leggere, che è Roberto Bolaño, nel suo monumentale 2666, dove scrive questa somma di sei romanzi, a un certo punto mette in scena una pattucchiera messicana che parla di sé, come fosse la cavatina nell'opera lirica, che si presenta, e dice quel che fa. E dicendo quel che fa, fa una parafrasi letterale della, del pastore errante dell'Asia di Leopardi. Lui non dice che cos'è, non c'è nessuno, non aiuta minimamente il lettore, però la parafrasi è assolutamente letterale. Il pastore errante è messo in prosa senza cambiare neanche una parola, e sta benissimo, e sta benissimo di nome. Quindi la luna, in fondo, il problema è come avvicinarla. Comincio dalla prima, Latte Luna, quella che si intitola Latte Luna. Se dovessi cercarla tra le onde, è probabile che ti servano coraggio, testardaggine e acume. Molti dicono d'averla avvistata come un cetaceo candido, maligno, d'averla inseguita remando sulle lance. Dicono d'averla guardata ridere come una pazza alta sul mare. C'è persino chi l'ha sentita cantare. Troppe voci si accumulano, non sono coerenti e non mi lasciano tranquillo, seppure ho smesso da tempo questo sport un po' scurrile. Prendo i vecchi ramponi, dico quando si andava navigando, esageravo, c'era troppo energia forse perché si stava molto tra uomini. Ma se dovessi cercarla tra le onde, ammesso che questa caccia ancora ti faccia sognare, ti spaventi, ti piaccia, non lasciarti ingannare dai chiarori che a volte vengono improvvisi come nuvole grasse, fissa soltanto la sua gobba bianca, stai concentrato sulla sua strana schiuma e non guardarla in faccia, non ancora, prima che sia per te compatta e una, lasciati andare, non prendere la mira quando spari nel latte della luna. La seconda parte. Insomma, qui c'è un riferimento ovviamente a Moby Dick, la balena bianca, no? che però non è la balena bianca. La seconda dice: se dovessi cercarla tra, cominciano tutte allo stesso modo, se dovessi cercarla tra le onde, non sarebbe un gioco da ragazzi, considerati i sospetti nei confronti del mare. Non è il tuo ambiente, si sa, neppure lo conosci, è soltanto qualcosa che si muove. Ma se dovessi, in pura ipotesi, chiederti che ne è stato degli anni, in quale mente, ora silenziosi, ora urlando, sono fuggiti, in quale ozio, potrebbe bastarti un cortile,
un'ora d'aria, il ronzio di un insetto sui germogli dei lamponi, la noia di un pomeriggio al sole e i merli, coerenti animali, che se ne vanno in giro impettiti. Se dovessi cercarla tra le onde di questo rumore che ti alita intorno e non avessi traccia, ma solo una direzione eventuale, servirebbe una decisione assai poco motivata, servirebbe un brivido, un segnale, qualcosa come un'erezione improvvisa, ma sono cose di cui si discuteva in caserma per ammazzare la noia dei pomeriggi. E se proprio dovessi cercarla, ora che se ne sta perdendo anche il ricordo, non resterebbe che tentare la fuga, scavare un cunicolo fra le mura, emergere da qualche parte con la barba lunga, le ossa contorte, salire sulla barca e via, fuggire a Marsiglia. E come vedete, insomma, come si dovrebbe, come si potrebbe, si può anche vedere, queste hanno un gioco ritmico, una sostanza ritmica molto, molto più accentuata. In taluni casi, vabbè, non è che spaventi, ci sono citazioni appena appena nascoste, oppure no, oppure platealmente aperte. Del resto anche se leggi questi versi dimentica la mano che li ha scritti, se non ricordo male è un Shakespeare, un sonetto di Shakespeare appena appena modificato. Qui nella poesia si intitola Cioccolatte, e questo è quasi inevitabile, c'è una citazione aperta, apertissima, che voi, se non altro in quanto milanesi, riconoscereste immediatamente. Cioccolatte, dice, ma se noiosa ipocondria t'opprime, mi guardava con occhi di bacca, prendi il buon cioccolatte, e la sua voce era crema fondente, promessa di battaglia e di riposo, molta vita contratta in poche ore sull'orizzonte ondoso. Prendi il buon cioccolatte, ti sia chiaro che brucerai nella mia porcellana. Era una dama dall'ironico sguardo, una dama sovrana, lento di quel rituale un poco arcaico, pigro nell'aria lievitò un profumo, colò sull'anima come l'eterno Tao. Ma se noiosa ipocondria t'opprime d'un tempo ostile e infine rinnegato, sia pure viatico, disse questa tazza, sia pure viatico infine la risacca al fiume, mi portasti da ragazza, le onde erano spesse di cacao. E come vedete, c'è pure Grazia Lorca, oltre al Parini, la sua magnifica dissertazione, se sia meglio il caffè o il cioccolato. Diciamo che in qualche modo noi non facciamo altro che riscrivere, però in questo gesto c'è già una punta di eroismo, che è quello che ti consente di riscrivere non copiando ma rubando, come consigliava, che so, Picasso. Se invece volessimo tornare all'eropoema ha qualche difficoltà a essere declamato per via del fatto che è lungo ed è anche un po' narrativo, però ce n'è una parte che magari può anche stare da sola e che si riferisce a quanto dicevamo, a meno che tu abbia qualche cosa. No. Vado avanti. Quale sezione? 39. Che si riferisce in qualche modo a un altro dei miei temi o dei miei problemi, anche banalmente stilistico-sintattici, che è quello relativo al silenzio, cioè a questo scavo, una regione di silenzio, a questo silenzio che ci contorna, in cui
ci pare che risuoni una parola, ma non siamo mai sicuri di acchiapparla nel momento in cui debolmente e flebilmente risuona. Quindi questo è il quarto canto. Vedo se c'è qualcosa che devo dirvi. No, è molto lunga, ma insomma, vediamo fin dove arriviamo. È sempre la ragazza del cecchino, insomma, cioè il destinatario, il tema è sempre questa ragazza del cecchino, che a volte è la ragazza che frigge patatine, comunque è sempre colei che ti imbarca, in qualche modo che ti imbarca, quindi una specie di idea della soglia. Qui viene ritrovata in un altro posto. Non era lei, però le dissi dimmi, e dimmi qualcosa, qualsiasi cosa, ti prego, di non tenere le labbra strette, vedi che non ti bastano gli anni trascorsi, e verso che cosa incamminarti non so ora fra questi tipi lurchi, qualcuno farà pure le sue guerre, non è che non gliel'abbia chiesto, solo non ho capito la risposta. E dimmi, non c'è altro da aggiungere, dissi, cercando la sua voce come a tentoni nella notte cieco, quando ti alzi destato da un sogno e vuoi acqua, risveglio, forse l'interruttore della luce in questi alberghi dove mai non resta al suo posto qualunque sia stato nell'immediato indifferente passato, bisognerebbe uniformare, fare di tutte la stessa stanza, una finestra su quel che ti pare, una poltrona e il bagno nella stessa direzione, gli anni non concedono fantasie, lo stesso sonno, lo stesso risveglio, dissi ancora, e la voce taceva. Viaggio, non resto, domani parto, aveva sibilato all'inattuale icona che nel bar la avvicinò frusciando di profumo e poco altro ammantata. Resto, non parto, aveva sussurrato abbracciandola intanto per pochi minuti, fluiva l'alcol nei bicchieri, viaggio, non resto, cretino straniero, fra la solidità dei camerieri. Che cosa manca, quando, che cosa? Mancia, quanto? Quello che vuoi, aveva detto, quello che ognuno può legittimamente chiedere ai suoi tempi. La mia mancia sei tu, disse alla voce di lei, che zitta non restava e non parlava e non era tecnicamente a ben guardare niente. Telefonami se vuoi, ho una casa e mille cure quotidiane in queste strade che nessuno al mondo da un punto di vista statistico conosce, anzi non chiamarmi per nulla, sembrò suggerire lo sguardo, solo quello di lei rimase alla fine e nemmeno perché quando cercava di ricordarselo si confondeva e svaniva dietro altri, diversi, il parametro del tempo mischia le ombre e le onde, un ciliegio, un campo di riso nel respiro lieve che increspa le acque o la foglia d'autunno, quella rimane, non si discute, è certo che rimane, è il vento che ti fa chiudere il cappotto fino all'ultimo bottone mentre cammini, era tanti anni fa, mi dica quanti, sia preciso, era un giorno qualsiasi e lontano, quanto come ieri svettava il muro nella città prussiana. Mi fermo qui perché diventa complicato. Perché io ricordo di Germania, insomma, solo che mi fermo perché poi in preda all'incontinenza ho messo dei versi in tedesco, farei subito una figuraccia a leggere. Sì, vabbè, sull'aeropoema credo che sia chiaro quello. Direi che in questa direzione io in passato mi sono spinto anche, diciamo in una zona realistica, quasi rambleziana, mi sono spinto in passato anche di più, per esempio nei colloqui con un vecchio amico, beccando anche delle recensioni molto sfavorevoli, nel senso che qualche recensore di grazie
quando, che aveva resistito con molto favore, grazie, quando arriva nei colloqui con i nemici, che c'erano molto di più sulla chiave dell'ironia dell'esplicito, aveva scritto, quando uno non so più chi fosse, aveva scritto: potremmo parlare di un tradimento. La cosa aveva molto colpito. Poi mi sono detto, ma in fondo il tradimento è molto semplice, è come la traduzione ed è come la tradizione. Noi tradendo facciamo tutte queste tre cose, perché mai non dovrei di volta in volta tradirmi? Queste sono molto brevi, sono degli scherzi, in realtà hanno un tono, eccola qua, cominciamo da questo, hanno un tono vagamente bestiano. Infatti poi insomma, qui ci siamo tutti esercitati, perché il titolo colloqui con il vecchio nemico, allora dice no, il vecchio nemico è la morte, il vecchio nemico, no signori, il vecchio nemico è il vecchio Bertolt, che io già in epoca sperimentale ho sempre detestato, e come spesso accade quando si detesta uno scrittore, l'ho letto con enorme attenzione, facendomene preda. E questa che vi leggo nei colloqui è una ballata che comincia proprio, ricordate, citando, a proposito di citazione, citando il primo verso famosissimo della poesia del povero Bertolt Brecht, no? Io Bertolt Brecht vengo dai Boschi Neri, no? Anch'io sono venuto dai Boschi Neri, che cosa sulla culla soffiasse non lo so, ma un gran rispetto nella vita ci vuole per qualcosa che non sia fuggevole. Guardo l'alba nebbiosa, raramente dal mio letto si innalza il me più stanco, guardo nell'aria insudiciata e canto qualche volta davanti allo specchio. La mia faccia, devo pur confessarlo, può ispirarmi profonda pietà, ma è un uomo, su questo non c'è scampo, quando si tuffa nella quotidianità. Fra nemici e alleati può varcare il giorno come Mosè fece col mare, prima di notte sarà utile un complice, meglio una donna, tutto sembra più semplice. La salute, si sa, viene prima di tutto, è un grande avvenire ci aspetta, c'è nel futuro un crescente guadagno, arriveremo in fretta, il secolo è democratico, concede tutti i dubbi, nessuno creda facile tenere lontano l'erpice. Vengo da una campagna fatta di sogni e costi, foreste, meste, tempeste. Sento che mi seduce talvolta il vecchio Ortis, però si ne pecunia l'uomo è rimado mortis. E quindi non solo il nostro vecchio Ortis, ma anche il vecchio Calvino. E sempre su questa falsa riga, secondo me sono pure divertenti, il 98 c'è questa altra dichiarazione, cioè, sì sì, è dall'impero romano che non ci sentivamo così in forma, disse balzando in auto, e già la strada sembrava un pretesto dimenticato nel mattino, sembrava ombra che a poco dileguasse e diventasse passato per furor di gomme, freni, semafori, accelerate e bestemmie. Non era il suo dinamismo futurista, ma lettura antelucana, credo, di giornale sportivo, uso di molto pubblicizzata colonia, frutto di dopobarba, e non del tutto tinti, riccioli, l'idea stessa di moglie, l'impronta sul cuscino, fiamme di smalto, lunghe, decorata artiglieria, una donna ancor bella e giovane, forse sì, dai tempi lontani, cogitò, mondavano di dei tanta abbondanza, ma ci vorrebbe un aiutante magico, sospirò l'amico dotto cultore della morfologia fiabesca. Lui gli opinò che in fondo era solo una fresca. E sempre a questo titolo c'è un bozzetto che vi do a complemento. Cenano. Di lui si intuisce non l'argomento,
il muovere di spalle. Lei, maremoto di capelli, alta vendetta d'occhi, i denti un lampo e fra le dita il fulminato grissino in mille pezzi, come cosa morta. Passeggere, non sai, la sera è corta. Vado avanti? Sì. Vado avanti, benissimo. Grazie. Non ci siamo messi d'accordo prima. No. A meno che non ci sia un impeto di una domanda, allora se c'è la persona può manifestarsi. Beh, allora passiamo invece a qualche cosa di decisamente più disteso e lirico, più elegiaco. Siamo sempre all'altezza degli anni 90 con il vecchio amico. Si intitola Lettera. Se volessi mie nuove, non so, e neppure se apprezzi la forma, forse un poco affettata e inutilmente desueta con quel passo di marcia, verso che, mi chiedi, preferisco provare a dirti da dove, qui nelle vigilie di tutto, in questi ricchi paesi dove brillano finestre e sorridiamo e pare di vedere, sentire, toccare schegge di vera felicità, non ridere, casomai ti rimandi a una bocca, una chiostra di denti, erano belli, molto ritmati loro e facevano una sorta di musica lieve quando li sfioravi con la lingua, le labbra o il fondo di una sigaretta senza filtro, no. Non ridere, casomai qualcosa rimanga e non è che ne sia certo, sia poi da ricordare occhi, mani, fiato, voci e non è che ne sia certo, per qualche giorno ancora parlava di te, la tua segreteria, un nastro registrato che diceva non riattaccate. Ricordare è facile, ci si riesce, il peso non è questo, passa leggero il treno delle ore e credo che sia l'assenza di gravità a svelare al sentimento il suo orizzonte. Qui remano vigorose le navi del cuore, c'è molto vento d'altra parte e a volte s'apre una nuvola come se poi fosse normale. Qui è tutto normale, il giorno, la neve, le ore. Se non ci credi non so come convincerti, non ne ho le prove. Se non ci credi sarà un atto d'amore il mettere per strada tutto questo eroismo di vinti resistenti, di vincitori ansanti. Sai quant'è famelico il capobranco, spesso urla da solo, spesso a botte fa ordine tra i sogni, a ognuno un nome, il mio cambia sovente, sono l'ultimo della classe, non ho avuto da tempo più diritto a un contenuto. Se non ci credi non so come convincerti, balbetto le parole più difficili, non più, non ancora, poi, ora, ma qui la notte arriva sempre più presto, ti sa ascoltare, a volte vince un premio, ti prende e ti divora. Se vogliamo stare sempre un po' sul metafisico, potrei leggere questa senza titolo, che sì, che comunque è la seconda parte di una poesia che si intitola Caldo. Per i suoi cieli levitò, non so bene come e da quale forza spinta, da che selvaggio grido, oppure forse solo da una desolata piega, da un rancore d'interno, da una stanza vuota. So che salì e disparve, quando tornò era tardi, la sera calda d'aria opaca,
e silenziosa, carne molle e sudata, odori in strada, c'erano e c'era grave, immensa, imperdonabile, l'eco di tanta acidia saponosa da riempirne le auto, affannate e un po' rombanti, ma non troppo, se ci penso, non quanto sarebbe stato normale. Diciamo continuando questo filo ideale elegiaco, che poi abbandoneremo repentinamente non appena vedrò sgorgare una lacrimuccia da qualcuno di questi occhi, vi leggerei ancora, se me lo consentite, Aiola Balbo. L'Aiola Balbo è un luogo, è un giardino di Torino, vicino a casa mia, che un giardino di taglio molto neoclassico, un po' sollevato dal suolo, con una fontana ovale, con degli alberi disposti molto simmetricamente e con parecchie statue, e con le solite statue tipo Villa Borghese messe tutto intorno. Fu verso notte abbagliata, che si alzò come un debole alito di fiamma, come un lume saltò l'umana creatura dal suo letto. Fu verso notte incatenata, che i suoi passi giù per l'erba ingrigita lo portarono verso un riflesso d'alberi e di acque, un ricordo di Cona nella brina, e come da immagini di sé travagliato del suo se stesso, umile e spiacente, camminava, forse un tracciato calpestando, forse solo rintocchi tonfi di calzature, se qualcuno attendesse umano o detto plasma, se questo fosse appello o sommessissimo invito, disse solo pensando, con timore pensando, che non era un viandante, solo uno che si era alzato da letto senza meta, solo un passante nella notte potente, nella notte sapiente, inseminante. Se questo giardino disegnato non da una mano, non da geometrie di statue e getti, non da un illuminato architetto, ma da un pensiero, un'orma, dall'orma di una remota battaglia, ma se attendessero, disse, se ci fosse un incontro, un agguato, una trama, se di trappola questo risonasse silenzio, se la trappola scattasse, se qualcosa si fosse designato e scritto nella fresca galaverna, nella costernazione postmoderna. Di questo lei ha troppo dubitato, mormorò la coppa del cielo ingobbito, gelato, acciaccato, stellato. Di questo e niente d'altro si bisbiglia nella sua vita consumata scaglia a scaglia. Non corra, non si creda convitato, la sua tristezza alla coda di paglia. Volendo. Poi ogni tanto io mi rileggo e mi accorgo che ci sono delle suggestioni montagliane, di cui al momento sicuramente non ero consapevole. Vogliamo tornare a una ballata, via. Questa si chiama La ballata di Maria. E Maria in tutti i possibili sensi di Maria, cioè anche la famosa divinità cristiana. Oh sì, ho sognato cherubini, cowboy della luce, gloriosi e fantastici, persino profumati. Ma se dico profumo, non prendetemi per scema, intendo qualcos'altro, come il rumore che fanno le labbra di un'idea. E sì, ho sognato angeli, li ho sognati ballando, e poi a lavorare li vedevo venire, piano piano a bussare, guerrieri del cielo. Ma quando dico guerrieri, non prendetemi per pazza, penso a certe spade d'aria, come stelle cadenti, quando uno si sente sparato nel vento e non sa. E li ho sognati sulla mia pelle, godevo, sì, godevo, come... Era come essere soli finalmente, senza tutti quei tipi che è sempre intorno, solo perché sei veloce e intelligente. Ma se dico che godevo, non prendetemi in giro, non era proprio sesso, era
qualcosa di mio che mi arrangiava dentro e subito non c'è più. E sì, angeli non ce ne sono in giro, questo è certo. Forse mi basterebbe un bel ragazzo esperto nell'arte di sapersi dentro i suoi fianchi stretti. Gli angeli non si calano, sono già perfetti. A me bastano questi buonissimi confetti speciali, roba buona, roba proprio tranquilla. In fondo, camomilla. Non so se si dica ancora, francamente, ma allora il verbo calarsi veniva usato per alcune operazioni di quelle che ai nostri attuali governanti fanno avere i capelli dritti, solo a pensarci. Sì, si dice ancora. È un problema generazionale. È un problema generazionale. Non lo so, forse tra un po' ci vorrà la nota. Beh, una cosa un po' alla provenzale, nel senso che non è alla provenzale, ma nel senso che stando sempre in questa area ci sono molte poesie, diciamo così, d'amore, che hanno come modello la tipica canzone medievale. L'estate, questo non ha titolo, l'estate sulle sue spire è ritornata come fa il serpente dell'anno, come fanno rabbia, pietà e insistenza nel nostro ostacolato itinerario che un poco ora riposa sul suo fuoco e un poco si discosta e scivolando perdersi o defilarsi sembra la migrazione tremolante, lieve, d'angeli a sciami, e ora non rimediabilmente dal desiderio di lei dico cremati, ridotti a polvere, conservati in un'urna, sì, fu l'estate, sulle sue spire ritornata, intorno sterminata e solenne, intorno appena smossa, ma uniforme e diversa, la solitudine senza nuvole, appena smossa e forse un pochino dubitosa di se stessa, la solitudine senza nuvole della sua coerenza, sì, fu l'estate, parlò col suono che ha la pioggia, con la sua intermittenza. Ma un'urda è confortevole e tu sei l'altra, e non mi parve grave se era il tempo, e non mi parve imperdonabile o sceno dimenticarti nel frastuono se era il tempo, che mordendo e latrando, morsicando, corre, che si sdruscia ogni tanto, l'amore senza nome che ti assale di notte, ti frusta anche, ti apre una ferita nella pancia. E non mi parve grave, tu sei l'altra, quella che non si spera, no, di ricordare, rimasta nave, volo, lontananza, in una cartolina disegnata male, in un romanzo letto, una canzone, in qualche cavità di suggestione, un cedimento verso la più scaltra regina della notte, la fattrice delle ossessioni, l'incantatrice astratta. E non mi parve grave dire addio a quanto si era amato, e tu sei l'altra, la meno ovvia, che non sa di grotta, né luci ed ombre, né sospetto o varco, che resta esatta, poco pensata, altera, che non è luna, non sera, non è ragione o torto, solo permanenza, forse la nebbia del mattino, il suo deliquio, un sentore di eclissi e di suggello, il silenzio dopo, durante, il coltello celato nel cassetto, la ritagliata parte di un tutto senza nome, senza arte, dama. La storia sa narrarsi in corte sequenze d'orazione, senza pausa. Da tempo in me non cigola una porta e tu sei l'altra. Il riferimento alla canzone medievale alla dama, no? Sì. Cioè, questo... Ma che dite, vado avanti, abbiamo quasi esaurito l'opera omnia, non è che
vado alle poesie di Grazie, quelle che avevo tradito, perché in qualche modo c'è questa l'accentuazione lirica e lì è decisamente più forte. Questa non ha titolo. È come un cielo di Cina questo che grava su una lacca color del fango e ti rimanda enigmi in alabastri per un cristallo imperfetto. Passa nell'aria austera, austero il volo cinerino della risaia, alto sui diserbanti ronza il treno, ronza un sogno di insetti, l'ora e la rana hanno lasciato l'argine indifeso, la sua debolezza demanda al passeggero il profilo di una capra tibetana. Che cosa morda l'aria non sai, sarà in silenzio la pioggia e i suoi contrasti caleranno sul letto, nessuno saprà spiarne l'assenza o l'ebollizione, alla fine della feroce partita resterà muta, incomprensibile e spuria l'ombra polare d'una emanazione. È un gesto forte, sublime, crudele, esangue al tremolio delle candele. Passa nel vento offeso, offesa, l'ala d'un fremito, forse solo di spalle, d'un fazzoletto che si alzò nel cielo, un balzo breve, ardito e infedele, sfiorito in un sospiro, un volgersi altrove, una difficile obbedienza, un niente, un fumo, fra sofferta e distratta accettazione d'un gesto in fondo così poco supremo. Lo zefiro era debole e aveva le ali rotte, il tempo non certo irripetibile, l'occhio che lo guardava poco abile, distratto verso un'altra irritazione. Date candidi giorni al suo profumo in questa assai primossa creazione. E qui era il periodo, era il nostro periodo foscoliano, dove, come vi dicevo, i miei testi sono pieni di citazioni, ma date candidi giorni al suo profumo, è una roba che ci ricordiamo dal liceo, no? Date candidi giorni, lei che sono da che più lieti mi fiorirono gli anni, manse di vita, di portare amore, quella roba lì. E sempre per stare in un'area ormai forzosamente neoromantica, qui c'è un'immagine rapinata a Percy Bysshe Shelley, che mi ha scritto ed era contento di essere stato rapinato. Si intitola Grazie ed era quella che dava il titolo al libro. L'ultima stanza sulla porpora della notte, io sono un cacciatore di pipistrelli, non vedo trame, storie di eroi nelle loro ali indecise e nervose, al grido di una lampada sulla soglia, negli occhi sbarrati, allo svanire di una cosa che resta voglia e non diventa voglia, e noi, l'orchestra dei grilli, le luci, una tempesta pietrificata di stelle, il caldo di luglio, gli insetti, le vigne. Dalla cascina non arriva voce, solo un rantolo, un urlo, un cane coscienzioso che si crede un gallo. E noi, in questa pausa, senza forma ed estensione, precipitati e nascosti in un vago segreto, una cieca allusione, clandestini nel tempo silenzioso in cui la luna riposa nel cielo. Per te sono salito sulla collina, poi nel castello, è la camera più ardua. Una cella, già cielo, ti ha visto volare, implacabile e quieta, sulle tue grandi ali dorate, solcare i regni della notte delle colline, librarti su tutte le figure già pensate, vincerle con un gesto senza me. E questa, diciamo che è una poesia d'amore, o almeno è quella che si avvicina di più a una poesia d'amore. È datata Verduno, 25-30 luglio 86. A Verduno c'era un bellissimo albergo, una vecchia residenza sabauda, che era, c'è ancora, soltanto che allora era adeguatamente delabre. Adesso è diventato un posto super elegante, dove tutto questo sarebbe assolutamente impossibile da ripetersi, ma
questo è vero, che nulla si può ripetere, anche se tutto si può tradire. Ma sempre per fare un esempio, quando parlavamo del nostro legame con lo sperimento, del nostro legame non del tutto scisso con lo sperimentalismo, ne leggo invece una, dove il gioco metrico, linguistico, sperimentale è molto evidente, perché una poesia fatta di settenari e possibilmente tutti parossi. Parola che per Gadda era orrenda, no? Quando lui ce l'aveva con i toni parossitoni dei milanesi. si chiama Titanic, si dovrebbe dire Titanic, ma noi diciamo Titanic. Stanca di tristi tropici, troppa pace nel mare, lenta l'onda cammina, lenta come il letero. Stanca le tue pretese, inquieta, insopportabile, lenta, mi corre l'anima, lento, si spegne un secolo, stanca con le lungaggini delle richieste facili, se hai miserie, tienile, chiuse dentro di te come uno scrigno. Se non hai niente da dire, niente da fare, se come me sei zitta, stancalo il tuo silenzio, svuotalo, lascialo spegnere, l'acqua s'apre a voragine, la nave brilla al fulmine. E volendo si potrebbe andare questa qui, diciamo che siamo sempre in quell'area lì, che però secondo me non è particolarmente invecchiata, nel senso che anche poi alla fine io ho deciso poi di farlo questo libro, perché è un filo abbastanza robusto che collega questi appuntamenti a scadenza di, anche a scadenza di molti anni, cioè, questa si intitola Alberi. Alberich, quando ho intitolato Alberich pensavo al Nibelungo, al nano che ruba l'oro del re. Un ognomo maligno, e poi naturalmente sono stato imprudentissimo, perché perché scrivere un ognomo, iniziare essendo un ognomo maligno per un piemontese è durissima, nel senso che uno dice va bene, l'ho scritto ma non la leggerò mai, ecco che la sto leggendo. Un ognomo maligno ci potrebbe aiutare, gettando forse una manciata di fumo, convocando la nebbia, lasciando andare come un volo di anatre lontane, lontano, uno stormo d'anime, di impronunciate voglie di distruzione, vomito, carneficina, fare un fuoco di sterpi e poi ruggire quieti sopra le pentole in cucina. Avarizia, cupidigia e poca lussuria annunciavano il drago e la sua furia. Nessuno di noi cercò di mettersi a mezzo. A causa di ciò, credo, lasciamo un pezzo di psiche, una frattaglia di desolato cuore e qualche avanzo di cibo prima di fuggire, così ognuno per sé, col suo valore, con la sua libertà di inorridire, costruì un castello, mise un anno di guardia, rantolò nel suo giro vorticoso la bocca, il primo automa, la prima alba del creato. Se un demiurgo malvagio ti ha ingannato, un gatto porterà consolazione, sarà scintilla, messaggero, ragione. Un ognomo maligno ci poteva aiutare, ma forse era un topo, angelo del focolare. Io su questo mi fermerei, se non ci sono delle considerazioni da fare. Sì, siamo alle ore 9, in genere suona. Una cavalcata meravigliosa. Sì. Io ho cercato, come dire, di far sentire un po' gli strumenti che credo di aver provato a suonare, ecco, ma spero che non mi sia troppo annoiato. No, spero che qualcosa, alla fine, nella poesia è sempre così, no? Cioè, da un lato non c'è niente di più triste
dalle letture di poesia, no? Cioè quando in un film vogliono fare una cosa che ti mette e fa ridere, mandano il protagonista in una libreria dove c'è un poeta, una poetessa che leggono, che leggono le loro poesie. Quindi da un lato è vero, da un lato è vero, dall'altro lato a volte si crea una sorta di comunità, non mi piace dire comunicazione, ma una sorta di intimità reciproca, per cui poi per diversi un po' camminano. Poi è chiaro che ascoltandoli uno è molto diverso rispetto a leggerli, si acchiappa qualcosa, un attimo dopo ce li siamo dimenticati, no? Cioè, vi ricordate il successo o l'insuccesso di un melodramma nell'epoca aura del melodramma? Era, si vedeva se la gente uscendo cantava, canticchiava l'aria del melodramma, quindi se c'era stata un'aria, se nessuno si ricordava niente, non era andato bene, non era buono, no? E per la poesia è un po' così, per la poesia letta, per l'intesa, la poesia scritta è tutto un altro discorso, ma se non si crea quel minimo di intimità, per cui il 90% fatalmente si perde, ma uno quasi quasi canticchia in testa il 3%, una parola, un verso, tre parole, beh, è già avvenuto un piccolo miracolo di complicità e di amicizia, ecco, che è poi quello che tutti noi, anche tutti noi che scriviamo poesie, ma in fondo cerchiamo, no? Cioè, è vero che le scriviamo da soli, dando delle grosse testate contro l'assoluto, l'eterno, il silenzio, il metafisico, perché l'essere piuttosto che il nulla, eccetera, eccetera. E però, come dire, poi ne scriviamo con la nostra triste, o a volte anche non triste, carne umana, e la nostra triste carne umana quello vuole, alla fine, ad onta dei sipari, che si aprono e si chiudono indeterminatamente, vuole amicizia. Condivisione. La mia condivisione faceva un po' paura, ma no, non in questo senso. Vuole amicizia. E secondo me, alla fine, la letteratura in generale è un luogo dove nasce l'amicizia. Ma è molto, anche scrivendo, anche leggendo in silenzio, diciamo, noi molto spesso leggiamo una cosa che ci piace e abbiamo un sentimento amichevole verso il signore che l'ha scritta, che manco conosciamo, forse non sappiamo, beh, oggi è difficile non sapere che faccia ha uno, ma insomma, forse non sappiamo neanche che faccia ha, però noi sentiamo un vero sentimento, proviamo un vero sentimento di amicizia nei confronti di questo ignoto signore, o magari di questo noto signore, ma se è noto probabilmente il sentimento di amicizia non è nuovo. E così in particolare accade nella poesia, perché insieme alla parola, insieme alla letteratura, insieme all'atto del leggere o dell'ascoltare, c'è comunque una componente musicale, la famosa aria, la famosa cavatina che ci si canta dopo il melodramma, no? Una componente musicale che poi, se uno è bravo, la fa sentire, se uno non è bravo non ci riesce a farla sentire, quindi è una musica che molto spesso può essere rozza, ma elementare, imprecisa, però se la poesia in qualche modo ha centrato alcuni dei suoi obiettivi, questa musica c'è, e questa musica si sente, e forse alla fine questa musica resta, e alla fine è quel che ci resta, che non è poco.